Bentrovati a questa nuova edizione di 7 giorni in 100 secondi. Queste le notizie più cliccate della settimana. Il navigatore li ha portati nel posto sbagliato e così tre turisti, un 34enne di Rieti che era alla guida, una romana 32enne ed una torinese 44enne sono rimasti bloccati sulla scalinata del battistero del Duomo di Siena nella notte tra lunedì 29 aprile e martedì 30 aprile. Sono state pubblicate le date delle prime prove del concorso pubblico per la copertura di 258 posti da infermiere a tempo indeterminato. Da un decennio non veniva bandito un concorso pubblico di queste dimensioni. La graduatoria del concorso con i suoi idonei verrà inoltre utilizzata anche per colmare i fabbisogni di altre ASL e aziende ospedaliere. Lo dichiara l'assessore alla sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Sono arrivati all'aeroporto di Pratica di Mare, a Roma, 147 migranti partiti da Misurata, in Libia, con un corridoio umanitario. 12 di loro verranno ospitati a Rieti nelle strutture individuate dalla prefettura. Il presidente della provincia di Rieti, Mariano Calisse, è stato ricevuto da Papa Francesco, insieme agli altri presidenti dell'Unione delle Province d'Italia. Tema centrale è la sicurezza delle strade, le scuole e l'ambiente, dove il pontefice ha incoraggiato i presidenti a proseguire e intensificare il lavoro svolto finora. È stato emozionante portare i saluti di tutta la provincia di Rieti a Papa Francesco, ha scritto il presidente Calisse sul suo profilo Facebook. Da lunedì 29 aprile lo sportello utenti di Acqua Pubblica Sabina è attivo nei nuovi locali di Piazza Vittorio Emanuele II. Lo sportello utenti sarà aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 16. La centralità del nuovo sportello permetterà alla società di essere più vicina agli utenti, così ha commentato il presidente Turina. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per ulteriori approfondimenti basta cliccare il sito rietilife.com e seguirci su tutte le nostre pagine social. L'appuntamento con 7 giorni in 100 secondi è per la prossima settimana.